Ero a registrare e mi è capitato, insomma, di conoscere un liutaio, un quasi un coetaneo, pochi anni più di me, che mi ha detto: prendi, vieni, se ti va, domani vieni qua e ti sistemi la tua chitarra, e poi se hai bisogno, insomma, se io ho bisogno anche, vedi se ti piace e mi dai una mano. E quindi è nata un po' così, è nata proprio per caso. Quindi il giorno dopo sono andato a bottega da lui, ho mollato l'università e ho fatto un anno a bottega da lui. E poi lui mi ha detto saggiamente, mi ha detto: se vuoi imparare bene vai a studiare, quindi vai a fare la scuola di chitarra, chimica, fisica acustica, corsi di restauro. Erano 4 anni tosti, 8 ore al giorno, tutti i giorni, in frequenza obbligatoria. E poi l'ultimo anno di tirocinio che ho fatto da un maestro fuori, e poi ho provato e ho aperto il mio laboratorio da solo. Molte le cose le fai studiando, molte le cose le apprendi dai libri e trattati che i maestri, magari storici, i maestri hanno scritto. Alcune cose ti vengono un po' consigliate, alcune cose ti vengono suggerite, alcune cose le provi e sbagli, alcune cose le provi e ci azzecchi. È un mestiere che ha bisogno di tanto tempo, sicuramente, per tanto tempo, tante ore di lavoro, tanto, perché devi tenere la mano allenata, devi tenere la testa allenata, devi avere un'organizzazione del laboratorio efficiente, e soprattutto richiede anni di esperienza. Anni. Il materiale è probabilmente la cosa più importante. La scelta dei legni quindi è importante, è difficile, è complicata, è meticolosa. I legni devono essere di una stagionatura particolare, quindi devono essere il più asciutti possibili, devono essere possibilmente a crescita naturale. Non tutti i tipi di legni vanno bene per fare gli strumenti musicali, per cui per dire, nelle chitarre, in particolare nelle chitarre classiche, che sono quelle che costruisco io, la tavola armonica è fatta di 2 legni soltanto, sono l'abete. Vari tipi di abete, ci sono abete Valdifiemme, abete svizzeri, ce ne sono tanti, o cedro. E poi sì, si fa, nel mio lavoro si fa tutto da zero. Adesso che una volta recuperati i legni base, ecco, quindi hai le tue tavole, i tuoi fondi, le tue fasce, i tuoi manici, li devi lavorare, quindi le tavole le devi giuntare insieme, vuol dire che le devi incollare insieme. Li devi scontornare, li devi portare allo spessore ideale, quindi li devi portare alla testa giusta, con una rigidità giusta. È tutto un gioco tra pesi, tra misure, tra altezze, spessori e resistenze. In molti casi l'unità di misura di questo lavoro è il decimo del millimetro, e non è neanche il millimetro, perché una tavola magari calibrata a 2,5 mm è enormemente diversa da una tavola calibrata a 2,2 mm, per dire, perché proprio è un gioco molto di equilibrio, ecco, tra la trazione delle corde che tirano e quindi mandano in tensione il legno, e poi la resistenza che il legno ha di per sé. Per esempio quello che ho costruito io, quello che sto costruendo, è una copia di un liutaio famosissimo, che è Antonio De Torres, che è stato l'inventore della chitarra classica moderna per come la conosciamo adesso, ed è una copia di uno strumento che lui fece per Tarlega, famosissimo chitarrista di fine 800, e questo è uno strumento realizzato nel 1888, e io ne copio fedelmente tutti i passaggi. Io seguo questo progetto qua e mi ci trovo bene. La chitarra può essere, diciamo, riassunta in 3 fasi, che sono la preparazione dei pezzi, l'assemblaggio e la verniciatura finale. La prima cosa è il manico. La paletta è dove si incastrano le meccaniche, dove arriveranno poi a incastrarsi le corde. Quindi tutto questo blocco qua va preparato prima. Solo il manico richiede all'incirca una 30-40 ore di lavoro.
c'è il lavoro delle fasce, vanno calibrate, portate cioè da un certo spessore, pulite il più possibile, carteggiate e poi vanno piegate. La piegatura è un procedimento che si fa su un ferro caldo all'incirca 260-280 gradi e lì si piega proprio a caldo, per cui tramite questo ferro caldo il legno si piega, si modella e tu riesci a dare la forma desiderata dello strumento. Poi si lavora la tavola e quindi una volta profilata la tavola si prepara la rosetta, si incolla la rosetta all'interno della tavola, si apre la buca. E poi si lavora la tavola, nel senso che si deve spessorare la tavola, per cui si deve arrivare a un certo tipo di peso, a un certo tipo di spessore, che dipende ovviamente dalla tavola che è sotto. In linea di massima ogni liutaio sa e ha, con l'esperienza, ha un occhio su quanto deve arrivare. Il cervello poi ti dice a che punto ti devi fermare, però insomma questa tavola deve essere perfetta. Quindi una volta che tu hai tutti questi pezzi assemblati, in cui hai la tavola armonica pronta, finita, le fasce piegate, pronte, stirate, perfette, il manico pronto, finito e il fondo pronto, parte l'assemblaggio. E una volta poi chiusa, mettici un'altra almeno quarantina di ore per fare tutta la filettatura e quindi tutta la decorazione dei bordi che vedi e quindi il preparare, il scavare, ecco, creare uno scasso su questo bordo della cassa, incollargli i filetti, incollargli che tutti i filetti sono filetti di legno vero, per cui sono legni colorati che possono essere il bianco dell'acero, il nero dell'ebano, il marrone del palissandro, il rosso del paduc, sono tanti tipi di legni di essenze diverse che tu metti uno in fila all'altro e ottieni una sequenza di colori che più ti piace e alla cassa dai un profilo elegante. Ovviamente poi è un lavoro esteticamente bello. Si chiude poi con la verniciatura. Una volta che lo strumento è pronto ed è pronto per essere verniciato, lì siamo già più o meno a 180-200 ore di lavoro, ti prepari con la verniciatura. La verniciatura richiede almeno una quarantina di ore anche lì di lavoro, almeno. Il legno va preparato, va trattato, i filetti, le rosette, tutte le decorazioni devono essere isolate per evitare di stingere con il tampone, quindi evitare che con la gomma lacca e con il tampone ti tiri dietro il colore e quindi crei una macchia sul legno. E ci vuole... la verniciatura è complessa, ci vuole tanta esperienza, ci vuole tanto metodo, ci vuole tanta pazienza per riuscire a fare un'ottima verniciatura professionale. La vernice va data e tolta, sempre. Tu gliene dai, carichi e poi la togli e crei un piano perfetto e lasci un microfilm, un micro spessore di vernice. E dai tante mani, poi passi nell'ocidatura che è semplicemente l'utilizzo della gomma lacca tampone, però molto diluita o solo ad alcol addirittura, e poi passi in finale con dei polish, delle paste abrasive che tolgono tutti quei possibili graffi e pelucchi che ci possono essere e hai una verniciatura professionale. Molto difficile. Qualcosa che hai fatto, che funziona e sai che è piaciuto in quel caso e quando vedi un cliente che poi è un musicista che è contento, che gli piace lo strumento che ha sotto le mani, non c'è soddisfazione maggiore di quella.
poi sono contento a dargliela. Cioè, sono contento che poi lo strumento suoni e quindi che non sia appeso, che non sia in una teca, che non sia chiuso in una custodia perché deve essere un gioiello. Lo strumento è bello perché deve essere suonato, per cui se un ragazzo o un musicista poi gli piace lo strumento e se lo suona, io sono contento. Ma anche altre volte mi è capitato di sentire poi la chitarra suonata bene da uno che la sa suonare con la mano giusta, il tocco giusto, che ha imparato anche, ma anche in poco tempo, in pochi giorni o in poche ore, a conoscere lo strumento che ha sotto le mani bene, perché ogni strumento poi è sempre un po' diverso dall'altro, per cui il chitarrista deve conoscerlo un po' lo strumento. Una volta che prende confidenza con lo strumento che ha sotto e che ne tira fuori le potenzialità massime, io mi emoziono. Questa volta mi sono emozionato. Avere una sala molto grande, comunque, sentire uno strumento, il mio strumento, a pochi metri di distanza, come a 25 metri di distanza, e percepire tutti i suoni che faceva, e quindi percepire tutti i pianissimi, gli armonici, i forti, i piani, tutte le dinamiche che faceva, sia da vicino ma come anche da lontano, mi ha dato, insomma, sicurezza sul fatto che è uno strumento valido. Io mi emoziono quando sento suonarla bene la chitarra, perché poi è una soddisfazione.